benissimo. Pensare che una volta mi piaceva tagliare in asso, ci prendo questo. Allora pronti? Taglio. Voilà. Allora, dopo il taglio del nastro, vi invito a entrare e a unirvi a un breve momento a cura di Don Vincenzo Barone, che è arciprete della Chiesa Collegiata di Domodossola, che procederà alla benedizione dei locali. Venite pure dentro, occupiamo tutto il locale. Se no non ci stanno. Dico anche ai colleghi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Repubblica di Domodossola, saluto le autorità civili, religiose, militari, i colleghi delle dogane della vicina Federazione Elvetica, i miei colleghi dell'Agenzia delle Dogane e i colleghi dell'Agenzia del Padre. Questo per noi è un giorno molto importante. Adesso seguiranno le parole delle autorità, il padrone di casa e chi occupa fisicamente i locali. Allora, dopo le parole di Don Barone che ci hanno elevato spiritualmente, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il direttore interregionale dell'Agenzia del Dogano, il sindaco e il presidente della Camera di Commercio, a elevarsi fisicamente vicino a me per un breve indirizzo di saluto. Cedo la parola al sindaco. Buongiorno, sentite tutti? Buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo se ci sarà qualche gaffo, qualche tentennamento, ma io vivo sempre i momenti del mio percorso politico-amministrativo con emozione. Oggi sicuramente l'emozione è a un livello, vi assicuro, piuttosto alto e la felicità non so se si vede, se sprizza fuori dai miei pori, ma vi assicuro che sono veramente felice. Da giorni già l'idea di essere qui oggi mi rendeva particolarmente felice. E saluto, porto il mio saluto personale e quello di tutta l'amministrazione comunale, alle autorità civili, militari e religiose presenti, grazie e benvenuti a tutti. Scusatemi se non vi elenco uno per uno, siete davvero tanti e rischierei magari di fare davvero qualche gara e dimenticare qualcuno. E la soddisfazione oggi è una soddisfazione enorme perché inauguriamo questo polo della pubblica amministrazione con 3, mi permetto di dire, /4 enti, perché abbiamo l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e a breve, questione di 3-4 mesi, giusto il tempo di fare i lavori, ci sarà anche la società che gestisce il servizio idrico integrato, quindi IdraBlu. Una grande soddisfazione anche per il percorso che ci ha portati qui oggi, che dividerei in due filoni. Uno, che è quello del mantenimento della stabilizzazione di servizi essenziali per il nostro territorio. E mi riferisco chiaramente all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio, perché oggi, come discutevamo poco fa, siamo in periodo di spending review e un attimo vedere sedi territoriali distaccate chiudere. E quindi il fatto di aprire un polo della pubblica amministrazione, così mi permetto di dire, ben organizzato e funzionale, sicuramente un forte valore aggiunto. Non si sente? No. Vedo. Si sente? No. Meglio così? Mi vedo un po' di più? Va bene? Grazie. E dicevo, quindi il primo filone è quello della stabilizzazione dei servizi per il territorio. Il secondo
che mi rende, se possibile, ancora più felice, non me ne voglia nessuno, è un evento addirittura storico, scusatemi se ci metto un po' di enfasi, ma il ritorno della dogana Domodossola, che mancava dagli anni 90, è certamente un evento storico. La dogana è nel DNA della nostra città e torna dopo tantissimi anni. Cosa dire, mi sembra una cosa quasi incredibile, credo per me, ma anche per i funzionari e i dipendenti della dogana. E quindi la soddisfazione non può, ripeto, che essere ai massimi livelli. Queste cose possono accadere quando gli enti pubblici lavorano in squadra come abbiamo lavorato noi. È stato un percorso non facile, all'inizio sembrava quasi un sogno, e poi il lavoro che ci ha visti uniti, il sindaco, in questo caso ho avuto l'onore di essere io, e i direttori regionali e interregionali delle dogane, delle entrate, il presidente della Camera di Commercio, ci hanno portato oggi fino a qui. Io vi ringrazio davvero di cuore, a partire dal dottor Gogio, il presidente della Camera di Commercio, il dottor Sanzò, che è il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, il dottor Aronica, che è il direttore interregionale delle dogane, e non posso dimenticare chi ha iniziato con me questo percorso, perché era allora, quando siamo partiti, il direttore interregionale delle dogane, l'amico Franco Letrari, che ha inizialmente creduto un po' con me a questo sogno, ha voluto partire, ha voluto dare una sede, mi permetto di dire, anche più funzionale alle dogane e riportarla a Domodossola. Io vi ringrazio davvero, davvero di cuore, perché è stato un risultato straordinario. Abbiamo creato un circuito virtuoso. Approfitto, scusatemi, anche per ringraziare la mia squadra, perché certi risultati in un'amministrazione si ottengono se c'è una giunta che lavora bene in squadra, se c'è un consiglio e una maggioranza sereni e costruttivi, e anche se gli uffici funzionano. Io sono dirigente, il dottor Bergamaschi, che ogni tanto si ritrova 7-8 telefonate da me in un quarto d'ora, quasi lo stalkerizzo, e qui è stato il caso, perché vi dico, c'è stato veramente molto molto da fare. Quindi io non vado oltre, vi ringrazio davvero di cuore e sono veramente contentissimo. Vi voglio dire solo una piccola cosa ancora. Io questa strada la faccio praticamente tutti i giorni, e la facevo ancora di più prima, perché mia mamma abitava diciamo di qua, e io invece vivo da questa parte, quindi è una strada che percorro ancora oggi tutti i giorni, prima un po' di più. E quando ero ancora consigliere, passare qua davanti e vedere questo edificio chiuso, vi dico, era veramente una tristezza, veramente una tristezza. Oggi per me passare e vederlo così, vederlo rivitalizzato, sapere che ci sono dentro decine di persone che ci lavorano, credetemi, è una gioia, una sensazione davvero incredibile. Grazie a tutti. Grazie.